Siamo alla decima settimana antidiscriminazioni, una campagna promossa dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali UNAR, incardinato presso il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qual è l'obiettivo di questa campagna? Allora, noi ci occupiamo principalmente di contrasto alle discriminazioni e svolgiamo un'attività di sensibilizzazione, prevenzione, promozione, rimozione delle discriminazioni. Dal 2010 abbiamo esteso il nostro mandato a tutte le discriminazioni, quindi non ci occupiamo semplicemente di razza e di etnia, ma anche di discriminazioni legate al genere, all'orientamento sessuale, alla disabilità, all'età, alla religione, alle convinzioni personali. La campagna di sensibilizzazione, Settimana di Azione contro il Razzismo, è incentrata nella settimana dal 17 al 23 marzo, poiché, come voi sapete, oggi, il 21 marzo, è la giornata internazionale antidiscriminazioni. Si vuole celebrare e ricordare il massacro di Sharpeville, avvenuto tanti anni fa in Sudafrica. Ecco, quello che mi preme sottolineare è che qui a Palermo stiamo organizzando una serie di iniziative in collaborazione con la Croce Rossa Italiana e il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali della Regione Siciliana. E soprattutto mi preme segnalare che proprio oggi è prevista l'apertura delle antenne antidiscriminazioni presso i comitati Croce Rossa nelle 9 province siciliane. Nello specifico si tratta di antenne che aiuteranno a trattare a livello territoriale i casi di discriminazione, quindi svolgeranno ciò che noi svolgiamo a livello centrale con il nostro contact center a livello territoriale, fornendo un ausilio di prossimità. Ha parlato quindi di un contact center. Sì. Qual è il numero verde? Il numero verde è 890 1010, ma c'è anche la possibilità di inserire le denunce sia come vittima sia come testimone attraverso il nostro sito unar.it. Lei parlava poc'anzi di discriminazioni razziali, ma non solo, anche di Sì. genere, di sesso. Ecco, ci può parlare nello specifico, eventualmente, se vi sono arrivate già segnalazioni in merito? Certo, noi abbiamo tantissime segnalazioni, anche se la parte del leone, diciamo così, nell'ambito delle discriminazioni la fa sempre la discriminazione relativa a razza e etnia, abbiamo molte segnalazioni che ci sono pervenute anche relativamente agli altri ambiti. E purtroppo dobbiamo registrare anche una notevolissima espansione della discriminazione fatta attraverso il web, attraverso i famosi social network. Parliamo addirittura di hate speech e l'Europa ci sta raccomandando di elaborare degli strumenti per contrastare questo tipo di razzismo. Per quanto riguarda la discriminazione che configura reati specifici, mi preme segnalare che abbiamo un accordo con l'OSCAD, l'Osservatorio sulla sicurezza contro gli atti discriminatori, per cui efficacemente collaboriamo nel segnalare degli episodi di discriminazione che costituiscano reato. Nelle nostre piazze principali, Piazza Verdi, quindi la piazza del Teatro Massimo e Piazza Politeama, Piazza Castelnuovo, ci saranno gli stand della Croce Rossa che svolgeranno proprio attività di comunicazione, di sensibilizzazione nei confronti del contrasto e della lotta alle discriminazioni. Quindi nell'ambito della manifestazione Palermo ama Palermo potrete trovare anche i volontari Croce Rossa che svolgeranno questa attività. Chi fosse interessato a conoscere tutta la mappa degli eventi organizzati in 150 comuni italiani, di tutte le iniziative che fanno parte di questa campagna di sensibilizzazione, può visitare il nostro sito www.unar.it, dove c'è un'apposita sezione dedicata alla decima settimana di azione antirazzismo. Siamo alla decima settimana contro le discriminazioni razziali e contro le discriminazioni di genere. L'assessorato al lavoro e alla famiglia è intervenuto in questa campagna? Beh, in particolare oggi è una giornata importante perché è un punto di arrivo rispetto a un protocollo che noi abbiamo fortemente voluto, siglato e che è tutto proteso all'attivazione di misure, progetti, iniziative che devono servire ad alimentare quello che probabilmente è uno dei segnali della civiltà dell'uomo, ma che ad oggi non è inverato, cioè il percorso di riconoscimento delle libertà individuali. E anche proprio per questa ragione l'assoluta lotta nei confronti di qualunque forma di discriminazione, che sia sessuale, che sia di razza, che sia di religione, che sia di censo, qualunque forma di discriminazione che può dare luogo a un'emarginazione sociale.
Ritengo che l'assessorato alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro ha questo compito anche proprio esemplare di diventare un modello nei processi di rieducazione della società e della collettività, e proprio per questo tutti i protocolli che noi abbiamo attivato sono protocolli che funzionano, che danno luogo poi a strumenti di attivazione, di realizzazione, come i progetti di cui oggi parleremo. Alcuni di questi sono col FEI, e attraverso questo fondo e la Croce Rossa Italiana noi realizzeremo una delle parti contenute nel protocollo. Poi noi abbiamo già realizzato la rete di coordinamento regionale, abbiamo già attivato il tavolo, non dimentichiamo che parallelamente abbiamo realizzato i dettami della legge 3 del 2012, contrasto e prevenzione alla violenza di genere, abbiamo realizzato il forum, il tavolo, l'osservatorio. E proprio ieri si è suicidato un imprenditore a Bagheria perché vantava oltre 1 milione di euro di crediti da altre imprese che a loro volta non percepivano i loro crediti dalla pubblica amministrazione. Ecco, un uomo che si ritrova da solo, a cui anche le banche hanno chiuso i rubinetti, non crede che sia anche un emarginato sociale, una persona che non lavorando perde anche la sua dignità? Come interverrà il governo, visto che il DDL è stato ritirato, visto che c'è ostruzionismo? Allora, non voglio assolutamente entrare in un clima di polemiche che per ora sono roventi e che non servono soprattutto a lavorare con lucidità e equilibrio. Dico soltanto qual è il mio, che non è un atteggiamento, è un fondamento, quello con cui io cerco di affrontare ogni giorno le attività di governo che mi sono state consegnate. Credo che una delle discriminazioni di cui non si parla, ma di cui parlerò invece oggi, è proprio la discriminazione che nasce ed è antica quanto la storia dell'uomo, dalla condizione di povertà o di agiatezza cui versano i nuclei familiari. Questa è una discriminazione potente, perché impedisce libertà elementari, non solo, ma nella fattispecie, visto che stiamo parlando dell'ennesimo suicidio, ogni qualvolta io avverto, nel senso che ascolto di queste tragedie, dico a me stessa: devo fare qualcosa in più, pur essendo, devo dire, una persona che non si risparmia nel lavoro, quindi la mia coscienza ce l'ho veramente a posto. Ciò non toglie che bisogna assolutamente intervenire, perché la tempestività, e quindi proprio per questo ritorno a quella che era la mia primitiva osservazione, non è più il tempo di osservare le polemiche, non è più uno strumento possibile, non abbiamo neanche più il tempo di operare nel dissidio, nelle incompatibilità, è il momento di, attraverso la pacificazione che avvenga a livello politico, che avvenga a livello parlamentare, che avvenga tra le classi sociali, che avvenga in ogni sito, in un momento di debolezza assoluta, qual è quello che vive non soltanto la Sicilia, è tutto il mondo che è attraversato dal cambiamento. I cambiamenti, per la loro natura, quando sono culturali e sono epocali, prevedono questo tipo di reazione. Quindi dobbiamo sostenere il lavoro non soltanto con i percorsi normativi, ma riattivando le regole elementari del mercato del lavoro. Una di queste è il credito, il sostegno al credito, e oltretutto una fisiologica realizzazione di quelli che sono i principi fondamentali per cui le imprese che erogano un servizio oppure che vanno incontro all'esercizio di un contratto devono essere pagate. Nei prossimi giorni Crocetta incontrerà i rappresentanti dell'UDC, Dalia e Cesa. Ecco, questo che cosa può, cioè, cosa lascia intravedere e pensare? Che ci sarà qualcuno nella nuova giunta, ecco, che sia di quello schieramento? Ovviamente io ritengo di non avere opportunamente ragione di esprimermi rispetto a qualcosa che mi vede comunque parte in causa, quindi sarebbe assolutamente irrituale che io parlassi di me. Io, peraltro, suo marito credo che si sia proprio candidato con l'UDC o per le europee? No. Non smentisco, non confermo, che è un'altra cosa. Le europee sono ancora di venire, e comunque le scelte singolari in questo caso di chi ha comunque un percorso politico che precede il mio e che prescinde dal mio e che è suo. Stiamo parlando di una persona che ha avuto un ruolo politico, perché è stato deputato nazionale all'interno dell'area che ha preceduto la nascita dell'UDC, quindi insomma è una famiglia di appartenenza politica quella di cui stiamo parlando, però non ha niente a che vedere con l'argomento di cui oggi discutiamo, e non mi piace fare commistioni, perché tutto questo determina confusioni. Penso che ciascuno di noi in un momento di verifica, e questo è un momento di verifica, deve recuperare dentro di sé quelli che possono essere le ragioni di una soddisfazione personale.
E credo che si veda che io sono una persona equilibrata ed è un equilibrio raggiunto nella fase della maturità della mia vita, perché non sono più giovanissima, e conquistato. L'equilibrio serve proprio a affrontare le situazioni della vita con la coscienza a posto. Io ce l'ho perché ho operato bene, nel senso che ho operato per il bene, ho lavorato insieme a tutti coloro che mi hanno circondato senza un giorno di risparmio, l'ho fatto nell'interesse della collettività e credo di averlo fatto anche in una maniera corretta, il che diciamo probabilmente traspare anche dai risultati che ahimè sono poco visibili perché non abbiamo il tempo neanche di fare conferenze stampa, quindi, per dirlo. Infatti è una prova di fiducia anche da parte del Presidente nei suoi confronti, che a quanto pare insomma, la riconfermerà, perché comunque c'è un assetto che è in bilico e lui dovrà ritracciare tutto l'organigramma della sua giunta. Allora, lo ripeto, io posso ringraziare coloro che mi hanno voluto dall'origine fino adesso e li ringrazio sentitamente con un sentimento di riconoscenza che è una cosa vera. E ringrazio il Presidente che mi ha voluto nella sua giunta e che sino ad oggi mi manifesta la sua stima e il suo affetto, tutto questo non in clima di buonismo, perché io non sono una buonista, sono una persona invece con una inclinazione al buono laddove il buono corrisponde al bene comune, e quindi sono non solo serena, ma lascio che le decisioni avvengano nei luoghi opportuni e sicuramente nel mio cuore posso avere la speranza di continuare il lavoro, ma non spetta a me questo compito di decidere.